se andare a prendere. Non ne ho idea. Glenn Elendra perché vola. Strix. No, non è vero, ha due mana. Ha due mana Strix. Sì, certo. Oppure una carta più forte. Crudo. C'è una carta più forte da poter prendere seccando. A due non ne ho idea. Da due in teoria. No, qua non mi è piaciuto. Qua non mi è piaciuto. Cioè, ha risparmiato due vite. Beh, magari non gli serviva. Fa niente, fa niente. È un errore, ragazzi. Siete contro. Dovete andare a minimo. Cioè, di vite. Ah, a sfregio, sì, dai. Ma... state giocando contro Infect. E gli togliete una landa. È una buona carta. Perché fa anche pescare una landa già. Una carta. Quindi uccide qualcosa. Per... e in più, svolazza. Scriviamo Baleful Strix. Vale full, vai. Non va lo streaming? No. Come no? Come non va lo streaming? Sì che va lo streaming. Sì, sì, va ragazzi. Cosa ha pescato? Cosa ha pescato? Noi dobbiamo vedere solo le mani di Infect. Io ogni momento potrebbe essere l'ultimo, ma adesso ho un bloccante almeno. Perché prima... ora potrebbe fare l'1-1 imbloccabile. È in vigore? Il problema è che ha due attaccanti adesso. Quindi se ha pescato un'ulteriore pompa caratura ha vinto uno. Che vitaccia, che vitaccia. Era morto anche adesso. È tipo dopo un male gara 5. Il pod ci vuole niente che muore. Che tristezza. Dicono che continua a impallarsi qua. Oh. Ragazzi, staccate tutti i video porno in download e concentrate tutta la vostra banda su di noi. Attenzione. Le blocca la Inkmut. Giustamente. Salta scaletta. No, no, è che non va. Aia. Allora dopo mi sa che riavvieremo dopo questo match per lato Potto. Che si vede che la banda a quest'ora sono tutti a dire cosa mangiano la sera. Tra l'altro non ho mangiato adesso che ci ho messo. Che ho detto prendo un panino, poi mi sono distratto. Ha attaccato. Ha attaccato, ha fatto un danno di veleno. È morta la... è strana Rainbow. Questa giocata, non mi è piaciuto tanto. In realtà tanto. È un'altra crop rotation, quindi, cioè crop rotation. Forse per quello Inkmot, vorrebbe... cioè lui piglia con calma e poi fa in vigore. Vediamo cosa può giocare il giocatore di Pod. Quella carta che non so cosa sia. Reclamation Sage dovrebbe essere. Quando entra in gioco puoi distruggere un artefatto o un incantesimo. You may? Intanto abbiamo visto Massimo esultare, ma 1-2 non è abbastanza. Neanche Spot, nella slip. Reclamation per droppa 4, che non so se si gioca al mono Red Cap. Io prenderei comunque Glenelendra o Red Cap. Forse... però se prendevi Glenelendra doveva... prendersi due danni e stare stappato di uno blu per counterare. Sì, forse è meglio invece Red Cap. Che killa il... è un pochino meglio Red Cap perché toglie un problema. Anche se potrebbe arrivare adesso. Beh, in questo momento crop rotation più forte. Sì, l'altro con la sua giocata ha finto di essere un pochino più scoperto, invece aveva un piano. A questo punto arriva la Inkmot che lo manda a 5 veleni, possibilmente a 9 perché ha l'invigore. Aia. È un po'. Dopo a fine del primo game mi sa che deviamo tutto quanto per vedere come va la situation. Sperando che migliori. Intanto abbiamo un Ivano che ci balla alle spalle. Non ha toldeccato l'altro Invigorate. Ha toldeccato la Wasteland, che non è il massimo, se devo essere onesto. Riattacca. 5. E non lo sa il giocatore di... beh, in verità... ora deve risolvere tutti i problemi. In verità basterebbe un drop a 3 che spodda Glenelendra attiva. No, ma cosa può spoddare? Vedete, una cosa che non mi piace a di questo... a 5 Revelair che ci potrebbe essere, che vola. Che tristezza però. Cioè dopo muore... oppure basta un drop a 3 per spoddare Glenelendra che è doppia attiva in questo caso. Mi pare forte. Esatto, io prenderei Glenelendra il prima possibile. Sì, se hai drop a 3 prendi Glenelendra. Attacca, bravo. Che situazione comunque, dopo un Mulligan... titano nero. No, qua non... ma se non ha niente ci sta. Vabbè, la partita è finita così. La partita è finita. Bello, bello, bello. Io preferisco il tuo mazzo, lo stavo dicendo anche prima.
Non però sa- onestamente la mano di Amaligato 5 va la mano perfetta. Chi non conosce Bugpod non sa che formato è il Legacy. No, ma io lo conosco questo mazzo, ma ragazzi vi dico che è un mazzo di serie B. Perché dico che è un mazzo di serie B? Perché dopo 10 turni, vabbè, adesso gliel'ha fatti 9 di veleni, vabbè. Dico che è un mazzo di serie B perché non è possibile che tu fai pod, lo puoi attivare tra turni e non concludi niente. Ora infatti penso di che Rebbi... non so, però è vero anche che era contro Infect. Era contro Infect. Contro Combo avrebbe preso Glenelendra e non era bello. Contro sì. Contro Miracle anche. Reviamo, prendi il turno. Riavviamo ragazzi. Ma a tra poco. Che abbiamo proprio perso la camera. Che succede? È disattivato. Vai, chiudi qua. Non è ancora. Saluti!